Ho iniziato a conoscere il CrossFit circa 3 anni e mezzo fa, come metodo di allenamento complementare al pugilato. Seguivo degli allenamenti simili al CrossFit per fare preparazione atletica alla pugilato. Pian piano mi sono poi stufato di tirare e prendere pugni e ho iniziato a praticare solamente la parte fisica. Questo mondo mi ha preso sempre di più finché ho detto boh, mi viene bene, i risultati piano piano arrivano, sono forte, ho iniziato poi a iscrivermi alle prime gare e a iniziare a competere. La primissima competizione a cui ho partecipato è stata nel 2014 qui ad Adult CrossFit, che era un contest for rookies, perché avevo appena iniziato, mi allenavo da circa un mesetto e ho partecipato, tra l'altro non sapendo ancora bene com'era e come funzionava questo sport. Sono arrivato primo, mi sono divertito e da lì poi 2 settimane dopo ho partecipato, no, non 2 settimane dopo, un paio di mesi dopo ho partecipato all'Italian Showdown. No, l'Italian Throwdown, l'ultima edizione dell'Italian Throwdown in versione Scaled. Anche lì, non avendo completamente gli standard, non conoscendo bene i movimenti, non sapendo bene cos'era questo sport, mi sono divertito un sacco. Poi Scaled eravamo arrivati a pari merito, io e un altro ragazzo che ancora adesso ci confrontiamo e ci scambiamo i risultati. E da lì poi ho deciso di allenarmi e di iniziare poi a allenarmi seriamente per appunto conoscere meglio, imparare i movimenti che non sapevo ed essere poi un atleta well-rounded e completo come adesso. Sicuramente la competizione che mi ha dato più soddisfazione è stato il French Throwdown del 2017, quindi un annetto fa, giugno 2017, dove l'ambiente, gli atleti con cui ho gareggiato, il risultato che ho ottenuto e tutto mi hanno dato tantissime soddisfazioni e penso che per adesso sia il risultato agonistico in questo sport che più mi ha soddisfatto. La competizione più dura è difficile da trovare, diciamo che sono tutte dure. Non saprei, avendo partecipato a tante, non riesco a dirti quella che è, non riesco a dirvi quella che è. Essendoci tante gare, è difficile scegliere e fare un calendario, no? Perché se uno sta dietro al calendario ne fa due al mese, però non funziona così e non è. Ed è difficile. Ci sono degli appuntamenti sicuramente a cui un atleta non può mancare e che sono le gare che poi in base al tuo livello che richiamano più atleti. In Italia c'è assolutamente l'Italian Showdown, ci sono alcune gare estive che tu non puoi mancare e quindi cerchi di programmare il tuo allenamento per partecipare a quegli eventi. E poi ci sono 2 appuntamenti, tra virgolette, europei a cui mi piace a me sempre partecipare e vorrò sempre partecipare, quindi che sono il French Showdown e lo Swiss Alpine Battle, che cerco di tenere nel mio calendario, anche se sono in una. Non sono comodi entrambi, soprattutto lo Swiss. Però sono eventi che A, sono ben studiati, e B, ti confronti con atleti di alto livello e quindi non puoi non partecipare a queste gare proprio per te e per avere un resoconto del tuo livello confrontandoti con gli altri. Trovare una priorità è difficile. Se uno inizia ad ottenere determinati risultati, l'allenamento è importante e poi io sono ancora uno studente perché adesso sto studiando scienze della nutrizione e anche lo studio è importante e anche il lavoro è importante. Quindi diciamo che una persona, cioè io ho queste 3 cose da organizzare durante la giornata e la priorità
non ce l'ha nessuna, cerco di dedicare il giusto tempo a entrambe le cose. Chiaramente è problematico anche perché gli allenamenti richiedono tanto tempo, sia durante l'allenamento che durante la fase non di allenamento, proprio per concentrarsi. Uno non può allenarsi pensando a cosa deve studiare la sera, non può allenarsi pensando a quante ore deve, a quali lezioni o cosa deve, a che appuntamenti ha durante la giornata. Però lo studio poi è anche importante, quindi devo ricavare nella mia giornata almeno un po' di ore per stare con la testa lì. E anche il lavoro, se uno vuole poi andare avanti facendo tutto, è giusto dedicargli il giusto tempo. Quindi non è facile la giornata dell'atleta come me. Chiaro, passa tutto da una buona organizzazione e da una voglia di fare sempre tutto e di non mollare. E quindi basta organizzarsi. La domenica sera io mi organizzo la mia settimana. So che alcuni giorni dovrò doppiare, quindi quei giorni non studierò troppo, però c'ho anche quei giorni in cui devo recuperare un po' di più dall'allenamento, quindi posso dedicarmi di più allo studio o al lavoro. E poi quindi sta tutto un po' nell'incastrare i puzzle, i cubetti della settimana per far quadrare tutto. E poi il tempo per gli amici, per la ragazza, il tempo è un po' quello che è, cerchi poi di incastrare anche questo, di far combaciare tutto, anche se non è sempre facilissimo. Come programmazione, ora mi sto facendo allenare da Matteo Santagnello, che è un ragazzo qua di Torino. Io ho iniziato e ho seguito vari programmi di allenamento e tutto. Poi ho trovato, non c'è un programma ideale per tutte le persone, c'è il programma ideale per una persona. Una persona deve trovare in quell'allenamento, deve trovare, tra virgolette, la giusta convinzione nel farlo, la giusta fiducia in chi ti allena. Io l'ho trovata in questo ragazzo, ultimamente mi sto facendo seguire da lui. Ho seguito altri programmi di allenamento, non mi sono trovato male, però ora riesco a essere autoefficace seguendo questa programmazione. E, non seguo una routine fissa, non è che tutto l'anno faccio 3 giorni alla settimana doppia sessione, 2 giorni una singola, il rest day e tutto. E, tendenzialmente la settimana tipo è lunedì, martedì, mercoledì allenamento, giovedì active rest. Active rest per me vuol dire andare a nuotare, andare a correre, prendere la bicicletta e farmi un bel giro nei monti che abbiamo qua vicino. E domenica è lo stesso discorso, e sabato, venerdì e sabato sono di nuovo di allenamento. Le doppie sessioni le inserisco durante le fasi, diciamo, di off season, dove io devo creare del volume di allenamento per preparare poi le competizioni. Man mano che mi avvicino alle competizioni si abbassa il volume di allenamento per cercare di essere più efficaci e per raccogliere i risultati appunto del volume di lavoro e delle ore passate in palestra durante la fase di carico. Ah, io ho iniziato, tra virgolette, spaccandomi il culo, no? Quindi sono entrato, volevo far tutto, volevo avere tutti i movimenti e tutto. Questo non so se mi ha premiato o no, però il consiglio che posso dare a un ragazzo appunto che inizia adesso e si approccia a questo sport è di costruire delle basi solide fin dall'inizio, perché tanto poi se un movimento, una cosa non è costruita bene, bisogna tornare indietro. E se hai una certa capacità, poi è difficile fare dei passi indietro e dire cavolo, non so fare, se faccio i pull up malissimo, però comunque ne ho 20-30. Ed è difficile poi tornare ad averne 10 fatti bene per poi col tempo arrivare ad averne 50. Quindi con calma, affidatevi, consiglierei di affidarsi a un buon allenatore, una persona, tra virgolette, come dicevo prima, di cui ti fidi e che ti ispira fiducia, che dimostri di avere conoscenza nel settore e che dimostri un po' quello che fai, quello che insegni. Quindi pazienza e voglia di fare.
Saluto i ragazzi qua di Adol CrossFit, dove mi alleno e faccio il coach. Saluto i ragazzi di CrossFit Torino, dove mi alleno poi più col mio allenatore. E saluto tutti. Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima.